Davide Mezzanotti, San Sebolco che espugna il Comune di Arezzo, ti chiedo se per te è anche una rivincita personale. No, no, assolutamente. Io dico che noi siamo venuti qua non sapendo neanche bene come avremmo affrontato bene questa gara, perché è una squadra molto giovane che vive di entusiasmo, qualche problemino c'era, vedere com'era in questo stadio questa squadra era un po' anche la mia domanda, e questa è la cosa più importante. Rivincita personale non ne ho. Io so che l'Arezzo farà un grande campionato, sicuramente dalle voci che sento ci saranno palcoscenici diversi, quindi siamo contenti per la vittoria, perché a noi serve come gruppo per crescere. Qualche altro indirizzo, c'è stato anche qualche fischio, qualche coro, il feeling con Arezzo non è mai scattato, ti chiedo a distanza di mesi a mente fredda, ripercorrendo l'esperienza dello scorso anno. Ma i fischi intanto e i cori sono stati molti meno dell'anno scorso, quindi già sono i cori che si riservano un avversario qualunque, non solo a mezzanotte, a qualsiasi allenatore che viene lì, quindi oggi in confronto mi sembrava acqua di rose. Il resto è passato, non mi guardo mai indietro, non rimpiango mai le scelte che ho fatto, non rimpiango neanche questa, onestamente. Poi dopo c'erano tante problematiche, ma fa parte del mio lavoro. Una cosa penso di poterla dire, si può attaccare il mio lavoro, perché ci mancherebbe altro, sono i risultati che mi fanno attaccare. L'uomo è un po' più difficile, perché non credo che nessuno possa dire qualcosa sull'uomo qui ad Arezzo come da altre parti, non credo, poi io mi sbaglierò. Qual è la tua lettura della partita invece, mister? La partita è equilibrata, tanto caldo, il ritmo non era altissimo, né da noi né da loro. Probabilmente nel momento clou abbiamo trovato il gol, con l'espulsione, l'episodio ha fatto la differenza, perché poi in queste partite dove i ritmi non sono altissimi, l'episodio ti cambia un po' la partita. Poi abbiamo trovato il secondo, dopo è stata in discesa. Non credo che sia stata una partita bellissima, sicuramente, ripeto, chi trova il gol per primo, una partita così equilibrata l'avrebbe portata a casa, e siamo stati bravi noi a farlo. Ti sorprende che del tuo Arezzo nessuno praticamente è sopravvissuto, no? Pensavi che magari qualcuno poteva anche far parte di un'ossatura così? Non lo so, il calcio ognuno lo vede a modo suo, io vedo un certo tipo di calcio, il mister ne vede un altro, la società un altro, quindi non credo che dipenda da quello che è stato fatto, credo che dipenda tutto dal futuro che tu vuoi avere. Il futuro che questo Arezzo vuole avere probabilmente non comprendeva quei giocatori. Tutti male non sono andati, perché alcuni sono in C, gran parte hanno trovato squadra, quindi forse non erano proprio da buttare via. Però ripeto, le decisioni vanno prese all'inizio dell'anno a seconda di quello che tu vuoi ottenere da quell'annata. Io ho preso delle decisioni, quest'anno ho preso delle altre. Sono cose che non mi riguardano comunque.